Buonasera a tutti e benvenuti al webinar SIMRI Interessamento polmonare nelle patologie cardiache che questa sera presenterà il dottor Vittorio Romagnoli. Prima di dare inizio al webinar, ricordo a tutti i partecipanti che potete porre domande al dottor Romagnoli utilizzando lo strumento della chat o lo strumento della domanda e risposta. Potrete scrivere le vostre domande in qualsiasi momento della presentazione e il dottor Romagnoli vi risponderà alla fine della stessa. Non vi rubo più tempo e lascio la parola al dottor Romagnoli. Prego. Buonasera a tutti, grazie di essere qui e aver voglia di ascoltare quello che ho da dirvi. Io appunto mi presento, sono Vittorio Romagnoli, lavoro nella pediatria dell'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, mi occupo di pneumologia pediatrica. Una piccola precisazione riguardo questo webinar, è un po', forse un po' sui generis rispetto ai soliti webinar, perché non prendo in considerazione un unico argomento da approfondire e sviscerare, ma a me piace chiamarlo, diciamo, trasversale, attraversa più argomenti senza mai approfondire di volta in volta, diciamo è come se volesse fornire o no un contenitore nuovo a contenuti già almeno in parte noti. E perché parlare di cuore e polmone e di interessamento dell'uno e dell'altro? Perché un pochettino, no, l'interessamento polmonare nelle patologie cardiache è un po' una storia infinita, diciamo. I modi in cui si possono correlare le diverse situazioni fisiopatologiche, cuore e polmone, sono tradizionalmente divisi in una connessione, diciamo, anatomica e una funzionale. E a me piace inserire una terza, diciamo, categoria che ho voluto chiamare una sorta di malcomune, in cui non c'è appunto una connessione causa-effetto, ma a volte ci può essere una semplice associazione, ma poi lo vedremo insieme. Per rompere il ghiaccio, ho pensato a un caso clinico di un ragazzo fondamentalmente nato a termine, periodo neonatale fisiologico, che nel primo anno di vita presenta uno stridore laringeo congenito che tende a migliorare spontaneamente. Nella prima infanzia presenta delle infezioni respiratorie ricorrenti non complicate, con una persistenza di questo stridore soprattutto durante gli episodi infettivi, che però tende a scemare. Nella seconda infanzia, appunto più da grandino, presenta un quadro suggestivo di OSAS, quindi un russamento, respirazione orale, delle apnee durante il sonno, e fa il solito percorso, prove allergiche per inalanti negative, fa una visita otorino, un'endoscopia nasale, c'è cioè un'ipertrofia nasopalatale, vengono eseguiti dei trattamenti medici, insomma, sullo steroide nasale, e piano piano la cosa con la crescita si risolve. Giunge alla nostra osservazione soltanto più da grande per degli episodi di dispnea da sforzo con stridore, e da grande fa una spirometria e questa è la curva della sua spirometria. Curva della sua spirometria che ha una morfologia che per alcuni di voi, soprattutto chi magari ha assistito allo scorso caso clinico, sempre dei webinar della SIMRI, ricorda qualcosa perché è appunto una morfologia della curva con un appiattimento sia della fase espiratoria che della fase inspiratoria, quindi suggestivo di una ostruzione extratoracica fissa. E successivamente questo paziente ha fatto una broncoscopia. Broncoscopia, che questa è l'immagine broncoscopica, ci fa vedere appunto poco al di sopra della carena un restringimento del lume di quasi il 50%, di più del 50%. E cosa possiamo dedurre da questa immagine? Che è una ostruzione appunto tracheale e mi piace riportare questa immagine che rappresenta un pochettino, in maniera più o meno schematica, quelle che sono le diverse ostruzioni da un punto di vista broncoscopico, appunto. È un pochettino suggerente perché ci fa capire, è come se immaginassimo di entrare poi appunto col broncoscopio e vengono rappresentate le diverse immagini che si possono trovare per i diversi tipi di ostruzione. Per esempio possiamo trovare più prossimalmente un'arteria nominata aberrante, un pochettino più vicino alla carena possiamo trovare un doppio arco aortico con questo tipo di immagine, con questa ostruzione che tende ad ostruire soprattutto il bronco principale di destra. Questa è l'immagine caratteristica più distale dello slingo dell'arteria polmonare e via dicendo altri tipi di compressioni. Nel nostro caso possiamo vedere come questa immagine broncoscopica ricordi molto questa immagine schematizzata. Ed infatti, quando siamo andati a fare l'angiotac, abbiamo visto che c'era un doppio arco aortico a lieve predominanza destra. Lo vediamo qui nella ricostruzione 3D e qui nell'immagine, nella sezione in cui si va a configurare questo anello tracheare. Ovviamente la terapia del doppio arco aortico è sostanzialmente chirurgica, con la appunto divisione chirurgica del doppio arco aortico, che è quello che ha fatto il nostro paziente.
Questo caso clinico mi serviva per introdurre appunto una di queste tre classi, la classe anatomica. La classe anatomica, praticamente anelli, slings e tutto il resto, fondamentalmente la compressione anatomica delle vie aeree, che è una complicazione spesso non riconosciuta di cardiopatie complesse e soprattutto di fronte a un paziente pediatrico, cardiopatico, bisogna avere sempre un indice di sospetto per questa situazione, soprattutto in bambini che abbiano wheezing, stridore o distress respiratorio o atelettasie. Sostanzialmente, la possibile combinazione di anomalie vascolari che possono causare una stenosi a livello delle vie aeree è virtualmente limitata, ma da un punto di vista appunto classificativo, gli anelli vascolari sono un gruppo di anomalie dei grossi vasi, aorti, arterie polmonari, che possono causare appunto sintomi respiratori o sintomi anche di disfagia, fondamentalmente per compromissione o compressione esofagea. Possono essere divisi in due gruppi: gli anelli vascolari completi o veri, in cui l'anomalia strutturale vascolare forma un anello completo intorno alla trachea e l'esofago. Esempio sono il doppio aortico, che abbiamo appena visto, e il ligamento arterioso sinistro con aortico destro. Oppure gli anelli vascolari possono essere incompleti, quindi l'anomalia non avvolge completamente le strutture quali trachea ed esofago, ad esempio l'arteria innominata anomala, l'arteria succlavia destra aberrante o appunto l'arteria polmonare sinistra anomala. Abbiamo visto nella diapositiva precedente quella che può essere la manifestazione a livello appunto broncoscopico. Una classificazione un po' più tradizionale è andare a vedere come i diversi tipi di anelli vascolari vadano ad improntare l'esofago, perché appunto una metodica di imaging un pochettino più vecchia, però quello che è appunto l'RX, il compasso variegato dell'esofago, come gli anelli possono andare ad improntare l'esofago, può essere suggestivo dei diversi tipi di anelli vascolari. Per esempio, nel caso di doppio arco aortico, appunto, abbiamo una compressione anteriore della trachea e vediamo come l'esofago è compresso, appunto, ha un'incisura in entrambi i lati, guardandolo sulla proiezione antero-posteriore. Guardandolo invece la proiezione lato-laterale, c'è un'incisura posteriore. E diversamente si comportano i diversi anelli vascolari in base alla loro diversa conformazione anatomica. Una volta parlato di questa prima famiglia di interazione cuore-polmone, parliamo dell'interazione funzionale. Questa è un pochettino forse più complessa. È bellissimo questo articolo che dice che le interazioni cardiorespiratorie in pediatria sono quasi sempre la circolazione stupida. Così è questo articolo di Rigby del 2016. Cosa sappiamo? Noi sappiamo che nel polmone, normalmente, scusate, i fluidi si muovono costantemente dal letto vascolare verso lo spazio intercostale, per la differenza tra forze idrostatiche, osmotiche e la permeabilità dei capillari. Il linfaggio, poi il drenaggio linfatico, poi fa sì che non ci sia appunto accumulo di liquidi. Cosa può succedere? Può succedere che questo equilibrio si rompa, ci sia chiamiamolo un ristagno di fluidi e quindi un edema polmonare. L'edema polmonare può essere dovuto fondamentalmente a tre situazioni: un'ipertensione a livello polmonare venoso, l'esempio classico è la patologia veno-occlusiva polmonare o la stenosi delle vene polmonari, ma anche disfunzioni ventricolare sinistro. Ci può essere una riduzione del drenaggio linfatico e ci possono essere invece degli shunt sinistro-destro cardiaci, degli shunt appunto che fanno sì che ci sia una sorta di iperafflusso, no? Di sangue dalle sezioni sinistre del cuore alle sezioni destre, quindi un iperafflusso del letto polmonare. Mi piace immaginare lo svilupparsi dell'edema polmonare come con un modello a step successivi, in cui fondamentalmente c'è inizialmente un aumentato afflusso ematico a tutti i segmenti polmonari, successivamente c'è una dilatazione e un reclutamento di diversi capillari, aumenta la pressione idrostatica nei capillari fino a quando non si va a rompere, a superare la membrana capillare e c'è uno stravaso di acqua prima interstiziale e poi alveolare. Se vogliamo andare a rappresentare da un punto di vista appunto grafico, vediamo come questo è fondamentalmente il normale, la figura A. Nella figura B possiamo vedere come ci sia un iniziale leak di fluido con un interessamento dello spazio interstiziale, soprattutto intorno ai vasi di conduzione e alle vie aeree. Successivamente il fluido inizia a
andare all'interno degli alveoli fino a riempirli completamente. Ovviamente poi questo processo è anche asincrono nelle diverse zone del polmone, basato sulle differenze regionali in pressione, integrità della membrana alveolo-capillare e ovviamente fattori dipendenti alla gravità. A questo approccio a step corrisponde ovviamente un aspetto fisiopatologico ma anche aspetto clinico. Nella fase iniziale l'edema aumenta le resistenze delle vie aeree, c'è un'iniziale alterazione dei scambi gassosi e un'iperventilazione riflessa mediata dal nervo vago. A questo corrisponde nelle fasi iniziali un attacco ipnea, una dispnea, un'ipossimia e ci può essere un'ipocapnia secondaria all'iperventilazione. Nella fase successiva, quando c'è invece uno stravaso di fluidi appunto a livello alveolare, aumenta le resistenze, diminuisce la compliance e la funzionalità del surfattante viene ridotta. Da qui si ha un peggioramento dell'ipossimia e sopravvengono i riscontri obiettivi tipici, i rantoli crepitanti per appunto i fluidi nelle vie aeree più distali, ronchi, sibili, fino a dei quadri di distress respiratorio appunto per una necessità di una dinamica maggiore per vincere la ridotta compliance polmonare. Come si manifesta tutto questo qui? Siamo passati da un punto di vista clinico a un punto di vista radiologico. Allora, l'immagine standard ovviamente è l'RX torace. L'RX torace è un pochettino più, se così vogliamo dire, tardivo nel poter riscontrare un nuovo stravaso di acqua a livello extravascolare, perché ci deve essere un aumento di circa il 35% dell'acqua per poter essere identificata a livello radiologico. E diciamo che i segni radiologici patognomonici sono le linee di Kerley, le Kerley lines, che possono essere di tre tipi: le linee A, che sono quelle identificate da queste frecce, che sono soprattutto nei campi polmonari superiori e si dirigono tra l'ilo e la superficie pleurica. Le linee B, che sono invece più tipiche dei campi polmonari medio-inferiori, che si dirigono sempre verso la periferia polmonare e sono in contatto con la superficie pleurica, e le linee C, che sono queste identificate qui, che non sono altro che le linee B, però prese per trasversalmente dalle, cioè viste di faccia, se così possiamo dire. Altri segni abbastanza tipici di edema polmonare a livello radiologico sono il cuffing perivascolare e peribronchiali, un ingrossamento, un'imbibizione perilare e un pattern reticolare che può essere più evidente appunto nei campi inferiori. Accanto all'RX torace sta prendendo, lo sappiamo, sempre più spazio come tecnica di imaging l'ecografia polmonare. Sappiamo che l'ecografia polmonare in condizioni normali vede bene lo sliding pleurico e altrettanto bene le linee A, che sono costituite da riverberi orizzontali che si ripetono regolarmente in profondità. Le linee B sono invece gli artefatti a coda di cometa che originano dalla linea pleurica e cancellano le linee A e si muovono contemporaneamente con lo sliding pleurico. Sono espressione di edema interstiziale e di edema alveolare. Questo è come sulla sinistra vediamo le linee A, quindi un polmone sostanzialmente normale. Sulla destra vediamo una scansione longitudinale fatta con una sonda lineare ricca di linee B. È una scansione di un edema polmonare. Questo aspetto ecografico polmonare ha una sensibilità, una specificità estremamente alte nel differenziare dispnee cardiogene da dispnee pneumogene. Questo è come lo vediamo a livello appunto di real time, fondamentalmente lo sliding pleurico conservato, le linee B che si muovono appunto in maniera concomitante con lo sliding pleurico, qua vediamo di nuovo le linee B e un pochettino di versamento pleurico in questa parte che indico qua. Una cosa che mi sembrava interessante fare era cercare di capire come i diversi test di funzionalità respiratoria si modificano in un paziente con un quadro di edema polmonare fondamentalmente, quindi una carrellata dei test di funzionalità polmonare e come appunto si comportano. Cominciamo con la DLCO, che sappiamo che riflette le proprietà della membrana alveolo-capillare, e i cambiamenti nella DLCO sono influenzati appunto dalla proprietà di membrana, ma anche dall'emoglobina e dal volume di sangue a livello capillare. Tipicamente la DLCO si riduce nel momento in cui si riduce l'uptake di emoglobina e di ossigeno. Questo può succedere quando c'è un ispessimento della membrana
nell'interstiziopatia, per esempio, quando c'è una perdita della superficie della membrana polare, come nell'enfisema, e quando c'è una riduzione di volume a livello di volume ematico a livello dei capillari polmonari. La DLCO aumenta quando invece aumenta il volume ematico nei capillari polmonari, cioè quando i capillari polmonari sono appunto reclutati, nel caso di posizione supina o shunt cardiaci sinistro-destro. Se andiamo a rivedere quelli che erano gli step successivi dell'edema polmonare, ci ricordiamo che inizialmente, nelle prime fasi appunto di sovraccarico di fluidi a livello del letto capillare polmonare, c'è una dilatazione o un reclutamento dei capillari, e in questa fase la DLCO è aumentata. Nella fase successiva, invece, quando c'è appunto uno stravaso di fluidi a livello alveolare, viene alterato quello che è il trasferimento di gas per un ispessimento delle membrane alveolari, e quindi la DLCO si riduce soltanto in fase più tardiva, mentre in fase appunto iniziale può essere addirittura aumentata. Discorso simile per quanto riguarda la spirometria. Conosciamo tutti bene gli aspetti normali della spirometria, l'aspetto ostruttivo, restrittivo, la sindrome restrittiva-ostruttiva, e se volessimo anche qui applicare quello che è l'approccio stepwise della descrizione della fisiopatologia dell'edema polmonare, sappiamo che a livello, appunto, in fase di normalità, questa è la spirometria che abbiamo davanti. In fase iniziale, per aumentata pressione vascolare bronchiale a livello polmonare, c'è una broncostrizione riflessa e una riduzione del calibro delle vie aeree. Quindi, se abbiamo a livello spirometrico una tipica sindrome ostruttiva, andando avanti però con le severità del quadro, quindi con l'accumularsi di liquido a livello alveolare, la sindrome diventa restrittiva fino a diventare restrittiva-ostruttiva, appunto per, come abbiamo detto, riduzione della compliance. Infine, per quanto riguarda le prove di funzionalità respiratoria nei bambini non collaboranti, sappiamo che abbiamo l'IOS o le FOS, quindi l'oscillometria a impulsi, che valuta le modifiche del rapporto pressione-flusso come impedenza respiratoria, la scompone resistenza e reattanza. Sostanzialmente sono manovre a volume corrente e ci danno come informazione appunto la resistenza e la reattanza a diverse frequenze. Questo schema semplifica molto quello che possiamo avere come informazioni. Sappiamo che la resistenza valuta di più, questa qui sopra, l'ostruzione delle grandi vie aeree, la reattanza valuta di più le proprietà meccaniche delle piccole vie, le basse frequenze riflettono l'intero sistema respiratorio, le frequenze più alte, le vie aeree più centrali. È stato fatto un modello nel topino di laboratorio, un modello appunto animale di indurre un edema polmonare per sovraccarico di fluidi nel topo, che andare poi a valutare appunto come si modificava l'oscillometria. I risultati qui sembrano abbastanza complicati, ma fondamentalmente lo sono, ma il messaggio finale è semplice: a sinistra il gruppo controllo, in cui non c'è modifica al tempo 0 e al tempo 240 minuti, mentre c'è differenza nel gruppo trattato, in cui appunto viene trattato con un sovraccarico di liquidi, e si è visto come l'accumulo di acqua nello spazio interstiziale induca delle modifiche sia della resistenza che nella reattanza, con la reattanza che aveva una sensibilità maggiore. Se dovessimo riportare questo sullo schemino solito della stepwise approach dell'edema polmonare, avremmo questo: avremmo in una fase di normalità questa resistenza e reattanza. Gradualmente, con un iniziale accumulo di fluidi, abbiamo sostanzialmente una riduzione della reattanza, nelle fasi più tardive un aumento della resistenza. Infine, per quanto riguarda il trattamento dell'edema polmonare, visto ora che abbiamo scritto diversi aspetti fisiopatologici, sostanzialmente il trattamento si basa appunto sul trattare il problema cardiovascolare primario, quindi quello che può essere eliminare gli shunt, modificare ostruzioni agli efflussi. Secondariamente, ridurre l'afflusso di sangue ai polmoni, quindi l'utilizzo di diuretici, oppure aumentare la contrattilità con l'utilizzo di inotropi, ticostina, dopamina o dobutamina, comunque ridurre sia il pre che il post carico. Infine, il terzo step è l'utilizzo di pressioni positive, una CPAP, una BiPAP che sia, per cercare di reclutare le vie aeree riempite dei fluidi e prevenire il collasso delle vie aeree, quindi no, tornare indietro su quello che era il percorso fisiopatologico che abbiamo visto prima. Parallelamente a quello che abbiamo visto,
all'edema polmonare, possiamo avere un quadro di ipertensione polmonare. Dico parallelamente perché anche in questo caso è sempre un problema circolatorio, come diceva Rigby nel 2016, la stupida circolazione. In alcuni pazienti, probabilmente geneticamente predisposti, alcuni stimoli, come un iperafflusso polmonare oppure un iperafflusso pressoro nelle cardiopatie congenite, induce una disfunzione endoteliale che a cascata prova uno squilibrio tra tono vascolare, rimodellamento vascolare, che può portare appunto a elevate pressioni polmonari. La cascata fisiopatologica è sostanzialmente questo: inizia sotto uno stimolo appunto pressorio, un rimodellamento vascolare con proliferazione di cellule endoteliali, cellule muscolari e fibroblasti, fino alla proliferazione intimale e un'ipertrofia della media. Fino a qui le lesioni sono potenzialmente reversibili. Nel momento in cui subentrano arteriti e lesioni plessiformi, le lesioni iniziano ad essere irreversibili, con obliterazioni delle arteriole più distali, aumento delle resistenze vascolari polmonari, circolo vizioso. L'ipertensione polmonare è un quadro fisiopatologico che è presente in svariate condizioni cliniche e può complicare molte patologie cardiovascolari, polmonari. Appunto, sono la definizione è quella di elevate pressioni arteriose polmonari, cui può associarti una possibile disfunzione ventricolare destra. Le cause sono sostanzialmente patologie cardiache o polmonari. Ci sono anche delle cause idiopatiche e familiari. È un quadro abbastanza raro e una sopravvivenza stimata a 5 anni del 60-75%, anche in base a quella che è la causa sottostante. Ci sono diverse linee guida, le due storiche sono il 2015 e 2016 europee americane, con una recente update del 2019. L'ipertensione polmonare è un quadro, un argomento squisitamente cardiologico, però per chi si occupa di pneumologia pediatrica è importante avere dei rudimenti per poterne comprendere le situazioni principali. Dal punto di vista di terminologia e di definizione, diciamo che la mean pulmonary arterial pressure è la pressione arteriosa polmonare media. Altri importanti sono il gradiente pressorio attraverso la circolazione polmonare, quindi sostanzialmente la differenza tra la pressione arteriosa polmonare media e la pressione natrio sinistro, la resistenza vascolare e la resistenza alla circolazione polmonare, che è una stima dell'area della sezione trasversale eletto vascolare polmonare, e infine c'è la cosiddetta pressione di inquinamento, che è la pressione venosa polmonare, che si può in realtà misurare soltanto, come vediamo in questo filmino, appunto con il cateterismo cardiaco. Nell'update del 2019 è stato dato come limite inferiore della MAP, la mean pulmonary arterial pressure, 20 mm Hg, grosso cambiamento rispetto alle linee guida precedenti in cui il limite era appunto 25. Questo è stato fatto in maniera arbitraria, come spesso accade in pediatria, basandosi su studi dell'adulto in cui si è visto che questi valori pressori tra 20 e 24 erano un fattore prognostico negativo per la mortalità sostanzialmente. Le classificazioni dell'ipertensione polmonare sono molteplici e anche molto articolate e complicate. Diciamo che da un punto di vista fisiopatologico possiamo dividere in tre le cause che ci possono dare un'ipertensione polmonare: una riduzione dell'area della sezione trasversa del letto vascolare polmonare, un aumentato flusso ematico polmonare, quindi quelli sono shunt sinistro-destro, che possono essere preticuspidalici, che sono shunt a bassa pressione, in cui la malattia ipertensiva vascolare polmonare può verificarsi più tardivamente, addirittura oltre il quarto decennio di vita, in un 6-15% dei casi, oppure shunt postricuspidalici, che sono tipicamente ad alta pressione, in cui invece la patologia ipertensiva polmonare si può manifestare durante i primi anni di vita. Senza trattamento, fino al 50% dei pazienti con questo tipo di shunt sinistro-destro postricuspidalico svilupperà elevate resistenze polmonari vascolari. Terza, l'aumentata pressione venosa polmonare dovuta o a patologia del cuore sinistro o a stenosi delle vene polmonari con ritorno venoso polmonare o ritorno venoso polmonare anomalo. Da un punto di vista clinico, la sintomatologia è di diverso tipo: si divide una fase precoce in sintomi tipicamente da sforzo, come astenia, intolleranza all'esercizio fisico, appunto dispnea, tosse secca e nausea, anche quadri di sincope. Nelle fasi più tardive si saranno i segni dello scompenso ventricolare destro con edemi periferici e distensione addominale.
ci possono essere sempre nella fase più tardiva sintomi da anomala disfunzione sistematico polmonare, sostanzialmente l'esempio classico è l'emottisi da rottura delle arterie bronchiali ipertrofiche. Dal punto di vista strumentale, i primi step sono ovviamente l'ECG, che è anomalo nella maggior parte dei casi, con segni di ipertrofia ventricolare destro e dilatazione atriale destra, anche se sono segni ovviamente aspecifici. Il BNP ha un ruolo ovviamente importante sia dal punto di vista diagnostico che anche nella valutazione del decorso clinico e nel monitoraggio della risposta al trattamento. Per quanto riguarda la valutazione strumentale, quindi anche qui le prove di funzionalità respiratoria, in questo studio in pazienti in età pediatrica con ipertensione polmonare sono andati a fare appunto la valutazione della funzionalità respiratoria, andando a differenziare i pazienti con sindrome ostruttiva, restrittiva e anche eventualmente la reversibilità al broncodilatatore. E cosa hanno visto? Gli autori hanno visto che fondamentalmente su 39 pazienti, 14, quindi meno della metà, avevano un pattern spirometrico normale. Di quelli che avevano alterazioni spirometriche, la maggior parte avevano alterazioni ostruttive e una minoranza alterazioni restrittive. E hanno poi potuto vedere come i pazienti con un pattern spirometrico restrittivo avevano valori di pressione polmonare significativamente più alti. Da un punto di vista diagnostico, comunque sia, diciamo che l'ecocardiografia rimane l'esame principe, ovviamente, perché è quello che ci può stimare in maniera non invasiva le PAPS, valutando la velocità del getto di cuccito tricuspidalico, ma anche tramite altri indicatori, ovviamente, i più importanti, più frequentemente, più significativi, più frequentemente utilizzati sono il TAPSE, che è l'escursione sistolica dell'annulus tricuspidalico, che è l'unico che ha in realtà dei valori normali per età. Il rapporto tra il diametro ventricolo destro e ventricolo sinistro, scusate, che è un modo per stimare appunto il D-shape ventricolare, che è anche un fattore prognostico, e il tempo di sistole, fatto il tempo di diastole del ventricolo destro. Anche questo è stato correlato al rischio di mortalità nei quadri di ipertensione polmonare. Oltre cosa abbiamo? Abbiamo possibilità di fare un imaging sostanzialmente polmonare. Le linee guida ci dicono che ovviamente il primo livello è sempre l'ecocardiografia, il cateterismo cardiaco. Dal punto di vista di imaging polmonare è possibile fare la TAC torace, anche se questa dovrebbe essere eseguita sostanzialmente per escludere altre cause di ipotensione polmonare, come possono essere appunto embolia polmonare o patologie parenchimali polmonari che possono essere causa di ipertensione venosa. E cosa dobbiamo andare a cercare eventualmente in un attacco polmonare in questo tipo di pazienti? I segni che dovremmo andare a cercare sono sempre i soliti, gli stessi che spesso troviamo anche in caso di interstiziopatie, quindi le opacità ground glass in cui c'è un'aumentata opacità polmonare, appunto come vediamo in questa immagine, senza un'alterazione della vascolarizzazione sottostante, oppure delle aree di iperlucenza focale, anche queste senza attenuazione della vascolarizzazione polmonare, la mosaic perfusion, anche queste sono delle aree regolari di iperlucenza, con però attenuazione della vascolarizzazione polmonare, a differenza di quanto detto prima. Possiamo avere degli ispessimenti, dei setti interlobulari, possiamo avere l'opacità centrilobulari, che sono abbastanza caratteristiche di alcuni tipi di interstiziopatie, in cui abbiamo appunto delle opacità centrilobulari molto ben definite e rotondeggianti. La vasculopatia periferica, in cui abbiamo questi vasellini tortuosi che si estendono verso la periferia, verso la superficie pleurica fondamentalmente, e abbastanza tipico di ipertensione polmonare, un ingrandimento dell'arteria polmonare con un rapporto tra arteria polmonare e aorta toracica maggiore a 1, 1 e 3. Questi diversi segni TAC sono presenti in diverse percentuali in pazienti con appunto ipertensione polmonare. Qual è il trattamento dell'ipertensione polmonare in pazienti con cardiopatia congenita? Ovviamente ci sono degli algoritmi, sono molto complicati e valutano nel caso di shunt, che possono essere da DIA, da DIV o da proprietà di dottor arterioso, si valuta il QPQS, l'eventuale scarsa crescita ponderale, la saturazione, e si considera ovviamente poi l'età. Ad esempio, nelle cardiopatie con shunt sinistro-destro, la chirurgia andrebbe fatta entro i 6 mesi, mentre nei shunt post-tricuspidale, come diciamo, entro i 2 anni di vita. Per
ma se abbiamo ad esempio anche sul 21 uno shunt post ipocondriaco andrebbe corretto di nuovo entro i 6 mesi di vita. Comunque si può ragionare sull'intervento, se non fosse operabile va eseguito il cateterismo, che in base alle resistenze polmonari c'è indicazione a un eventuale test di vasoreattività o meno, quindi valutare se l'incremento delle pressioni polmonari è sensibile o meno alla terapia medica, e poi ci dà indicazione al trattamento medico o chirurgico. Sostanzialmente il test di vasoreattività appunto è in grado in diverse circostanze, quali in pazienti con ipertensione polmonare oppure dovuta a patologia del cuore sinistro, il paziente che andate alla fontana, insomma ci riesce a dare indicazioni su quello che può essere il trattamento medico o chirurgico. Trattamento medico che è fatto a diversi step. Abbiamo una cosiddetta terapia convenzionale dell'ipertensione polmonare, che è basata su ossigenoterapia, perché sappiamo che l'ipossemia è un potente vasocostrittore polmonare, la terapia diuretica, come abbiamo detto, farmaci bloccanti recettore mineralocorticoide, terapia anticoagulante e digitale. La terapia specifica, quindi con farmaci veramente antipertensivi polmonari, è dovuta a 4 famiglie di farmaci: i bloccanti canali del calcio, nifedipina, amlodipina e diltiazem. Abbiamo inibitori delle fosfodiesterasi di tipo 5, quali il sildenafil e il taladifil, che inducono una vasodilatazione diretta polmonare e possono inibire il rimodellamento vascolare polmonare di cui abbiamo parlato prima. Antagonisti del recettore dell'endotelina come il bosentan o il macitentan, in età pediatrica il bosentan è approvato. Questi si legano ai recettori delle cellule endoteliali e bloccano l'azione dell'endotelina 1. Infine abbiamo gli analoghi delle prostacicline, l'iloprost o il treprostinil, che possono essere somministrati sia per vena latoria, orale, sottocutanea ed endovenosa. Questo è l'algoritmo di trattamento. Sostanzialmente in base si comincia sempre con la terapia di appunto cambiamento diuretici, ossigeno, successivamente in base al test di vasoreattività polmonare si ha una stratificazione del rischio e si decide se mono o terapia combinata. Nei casi più severi ovviamente si può arrivare al trapianto polmonare che per pediatri che si occupano di pneumologia è molto importante, e è importante sapere quello che è l'outcome del trapianto polmonare per bambini con ipertensione polmonare idiopatica. La sopravvivenza a 5 anni è del 60% per un trapianto bipolmonare, del 50% per un trapianto cuore-polmone, e sostanzialmente si è visto che età più avanzata a cui viene effettuato il trapianto, minore è la mortalità. La sopravvivenza media appunto di 5 anni e mezzo, con una morbidità nei primi 5 anni sostanzialmente dovuta a ipertensione o a diabete. Nei 5 anni successivi al trapianto la morbidità è dovuta sostanzialmente o al manifestarsi nella bronchiolite obliterante o all'insufficienza renale. Quindi sappiamo che la bronchiolite obliterante è una delle cause maggiori di morte postoperatoria tardiva in caso di trapianto, e anche una delle indicazioni al nuovo trapianto. Questo appunto è quello che abbiamo detto, la mortalità sulla sinistra e il tempo libero da bronchiolite obliterante sulla destra, e vediamo come più i bambini appunto sono piccoli, più la probabilità di sopravvivenza si abbassa, mentre di contro più i bambini sono piccoli meno è probabile che abbiano bronchiolite obliterante, o meglio l'avranno più tardivamente nel corso del follow-up. Con questo abbiamo concluso la fase di collegamento funzionale tra cuore e polmone. Possiamo andare alla terza parte, quella del cosiddetto mal comune. In questa parte sono tante le situazioni in cui abbiamo un'associazione tra un quadro respiratorio e un quadro cardiaco. Tantissime sono le complicanze iatrogene di interventi di cardiochirurgia, la paralisi o la paresi diaframmatica, una paralisi delle corde vocali, versamento pleurico, danno da riperfusione, chilotorace o bronchite plastica. Di queste parleremo sostanzialmente, la bronchite plastica. Altre situazioni possono essere appunto l'ipoplasia polmonare, l'ernia diaframmatica, la BPD, che comunque hanno anche poi ripercussioni a livello circolatorio e cardiaco. Abbiamo quadri come la trisomia 21, sindrome Noonan, Turner o di George, in cui c'è una stretta associazione tra cuore e polmone. In questo caso parleremo un attimo della trisomia 21. Abbiamo le OSAS, tutti sappiamo bene che nella sindrome della apnea sottile del sonno spesso c'è una compromissione anche poi a lungo termine cardiovascolare. Distinesia ciliare primaria è un mondo a sé stante. Appunto, come abbiamo detto, di questa fase, di questa connessione di mal comune, parleremo di bronchite plastica, trisomia 21 e distinesia ciliare primaria.
Anche qui mi piace cominciare con un caso clinico, che è quello di un ragazzo di 13 anni che, con anamnesi patologica remota, nasceva con un esobarismo atriale destro, un situs viscerum inversus, astenia e una cardiopatia complessa con un ventricolo destro a doppia uscita, una trasposizione delle grandi arterie, una stenosi dell'arteria polmonare e un DIV con una valvola preventricolare comune. A 2 anni viene effettuata una diagnosi di disfunzione ciliare primaria e in step successivi tra 3 e 6 anni effettua diversi interventi di cardiochirurgia con l'operazione Glenn fino all'operazione di Fontan, andando a confezionare una Fontan appunto extracardiaca fenestrata. A 13 anni si reca in pronto soccorso con una storia di febbre 10 giorni, tosse e dispnea progressiva. Arriva in un distress respiratorio molto severo con insufficienza respiratoria ipossiemica e ipotensione. La radiografia del torace fa vedere un addensamento del lobo polmonare medio di destra e appunto l'emogastanalisi fa vedere un'ipossemia molto importante con ipercapnia, per cui viene trasferito in rianimazione, ventilato meccanicamente e poi viene effettuato ecocardiografia, cateterismo cardiaco, visto il quadro cardiologico di base. Fondamentalmente c'è una sindrome da bassa gettata, quindi con una multiple organ failure, e però il cateterismo cardiaco fa vedere che non c'è ostruzione alla circolazione di Fontan, non ci sono stenosi, nessuno esiti anastomotici, viene effettuata una broncoscopia e vengono obiettivati dei tappi di muco che ostruiscono le vie aeree in maniera importante, e con la broncoscopia vengono poi rimossi questi grandi tappi di muco estremamente denso con un rapido miglioramento clinico e anche dell'ossigenazione. Questa sulla sinistra era l'astra prima della broncoscopia, quella sulla destra è nelle ore successive, quindi fa vedere come questa appunto rimozione di questi tappi di muco ha risolto il quadro in maniera abbastanza brillante. Questi bronchial cast, questi tappi di muco, all'istologia si evidenzieranno come dei materiali di muco con fibrina, con pochissime cellule infiammatorie e sostanzialmente monociti. Esami culturali tutti negativi, questo ci configura il quadro della bronchite plastica, che è un'entità clinica più che un'entità patologica, è una complicazione di diverse situazioni, soprattutto respiratorie e cardiache congenite. Si caratterizza per dei appunto tappi plugging tracheobronchiali dovuti a un muco fibrino molto tenace e spesso diciamo tipicamente si può associare a degli episodi di distress respiratorio molto severi, left rhythming, ovviamente in base a che parte del polmone delle vie aeree vengono interessate a questi tappi di muco così denso. I pazienti possono espettorare spontaneamente, ma spesso necessitano della rimozione broncoscopica di questi cast di muco. Queste sono delle immagini presenti in letteratura, ci fanno capire appunto come sono fatti questi tappi di muco, che spesso sono appunto a stampo delle vie aeree per quanto sono densi, quasi rigidi. Storicamente venivano classificati in base all'istologia questi tappi, che potevano essere un'istologia sostanzialmente infiammatoria, una istologia sostanzialmente acellulare. E l'altra classificazione in base alla patologia sottostante, c'erano delle patologie respiratorie come asma, fibrosi cistica o la polite broncopolmare allergica, oppure se c'erano altre situazioni come della normalità del drenaggio linfatico oppure dei pazienti cardiopatici con una fisiologia tipo Fontan. Si divide appunto in due tipi, quindi tipo 1 tipicamente infiammatorio, più associato a appunto patologie respiratorie, tipo 2 più associato completamente a qualcosa di cardiologico. In entrambi i casi c'è una secrezione in muco non regolata che porta a questa formazione di muco. La differenza è che i tipi infiammatori, quindi più correlati a qualcosa di respiratorio, tipicamente si risolvono e nel momento in cui viene risolta la patologia sottostante difficilmente sono ricorrenti, mentre quelli sottostanti, per esempio dovuti a una patologia cardiaca congenita riparata, principalmente come abbiamo detto la Fontan, tendono a ripresentarsi, hanno una prognosi molto peggiore rispetto a quelle dell'altro tipo. Il trattamento, ovviamente, prima di tutto andrebbe, quando possibile, trattata la condizione sottostante, sia che sia respiratoria, sia che sia cardiologica. Quando questo non è possibile, sostanzialmente ci possono essere o le strategie per far favorire l'espettorazione del muco, fisioterapia, mucolitici, oppure strategie per fare in modo che vengano sciolti questi tappi con l'utilizzo di acetilcisteina
eparina aerosolizzata, urochinasi, DNAsi, alteplasi. Comunque il trattamento rimane ancora controverso perché in letteratura abbiamo sostanzialmente case report, non abbiamo ancora revisioni vere e proprie. Nel nostro caso il paziente è stato poi estubato, ma ha avuto altri due episodi di ricorrenza di questi tappi di muco con necessità nuovamente di rimozione broncoscopica. È stata poi avviata una terapia con TPA alteplase aerosolico e piano piano è stato dimesso con questa terapia, che è stata poi continuata a casa per parecchi mesi, inizialmente in maniera continuativa, poi è stata ridotta fino a farla soltanto al bisogno. Un'altra grossa famiglia di cose di cui parlare sono i pazienti con la trisomia 21, perché sappiamo che i pazienti con la trisomia 21 sono spesso e volentieri pazienti con patologie cardiache, altro stesso pazienti con patologie respiratorie a carico delle basse vie, alte vie, possono avere appunto le OSAS, l'obstructive sleep apnea, e possono avere anche alterazioni di altri organi che possono poi essere influenzare il quadro respiratorio. Per quanto riguarda le anomalie delle vie aeree, delle basse vie aeree, abbiamo un'elevata incidenza di anomalie e nel 60% dei casi di anomalie delle vie aeree abbiamo una situazione con una cardiopatia. Le anomalie sono più frequentemente la lingomalacia, tracheomalacia, anello tracheale completo e il broncotracheale. Per esempio il broncotracheale, di cui vi porto questa immagine del nostro paziente, lo vediamo qua, no? Praticamente è il bronco per il lobo superiore di destra che nasce direttamente dalla trachea prossimalmente alla carena. È presente, secondo alcuni studi di letteratura, al 21% dei bambini con sindrome di Down contro il 2% della popolazione pediatrica generale. Può predisporre a atelettasie o polmoniti ricorrenti appunto del lobo superiore di destra. Un caso particolare a cui pensarci è quando un paziente intubato ha una atelettasia persistente apicale destra, perché appunto il tubo endotracheale si affaccia al più in basso rispetto all'orifizio del bronco di pertinenza e quindi non c'è una ventilazione di questo lobo. Per quanto riguarda il parenchima, invece, i bambini con la trisomia 21 presentano delle anormalità che è giusto conoscere, anche se poi il corrispettivo clinico può variare molto. Vengono tipicamente scritte una semplificazione alveolare con alveoli e dotti alveolari ridotti in numero, più grandi, con una superficie di scambio ridotta. Ci sono delle alterazioni per quanto riguarda il battito ciliare, con una ridotta frequenza e movimento delle ciglia, anche se l'ultrastruttura viene considerata normale. Sono scritte le cisti subpleuriche, qui ci sono delle immagini, si possono vedere queste piccole cisti subpleuriche che comunque hanno un significato clinico non chiaro, viene tipicamente consigliato un trattamento conservativo. Inoltre sappiamo che i bambini con trisomia 21 hanno un interessamento respiratorio in corso di infezione delle vie aeree più severo rispetto a quello che capita ai loro coetanei fondamentalmente. Per esempio la bronchiolite, in bambini con la sindrome di Down il rischio di ospedalizzazione è molto più alto, dal rischio relativo da 2,5 a 12 rispetto alla popolazione in generale, con un rischio di necessità di supporto respiratorio di 5,6%, un risk rate, e questo rischio aumenta nei bambini con sindrome con trisomia 21 con età inferiore ai 3 anni, e nel momento in cui abbiamo dato un bambino con trisomia 21 e bronchiolite dobbiamo sempre tenere in considerazione due cose: l'ipotonia tipica della trisomia 21, che può andare a mascherare il distress respiratorio e può condurre più precocemente a un'ipercapnia. Inoltre il sistema immune dei pazienti con trisomia 21, che tipicamente è meno funzionante, quindi bisogna pensare presto a test diagnostici per eventuali sovrainfezioni batteriche. Il rischio, per esempio, di supporto ventilatorio di bambini con trisomia 21 rispetto a quelli con cardiopatia congenita: i bambini con cardiopatia congenita hanno un rischio di supporto ventilatorio tra l'1 e l'8% in base agli studi, e fondamentalmente consideriamo che spesso e volentieri i bambini con trisomia 21 hanno anche delle cardiopatie congenite. E quest'ultimo studio l'ho portato perché ci fa vedere, sono bassi i numeri, però tra 24 bambini con trisomia 21 e bambini senza trisomia 21, fondamentalmente in corso di infezioni delle basse vie aeree acute, si è visto che i bambini con trisomia 21 avevano bisogno molto più frequentemente di intubazione e supporto ventilatorio, ma come mortalità, una mortalità molto inferiore rispetto ai loro coetanei. I bambini con trisomia 21 possono anche avere delle anomalie delle alte vie aeree,
La più frequente è sicuramente l'ipertrofia adenotonsillare, saranno praticamente un bambino con trisomia 21 su 2 il 42%. Vediamo in questo filmino appunto questa importante ipertrofia adenoidea tale da ostruire quasi completamente il lume. In realtà in un 38% dei pazienti con trisomia 21 è riportata un'ostruzione multipla in diversi punti, non soltanto l'ipertrofia adenotonsillare, ma ad esempio anche una laringomalacia o una macroglossia. Qui vi ho riportato un filmino di una laringomalacia, è bello vedere come appunto in fase inspiratoria ci sia un completo collabimento, in fase espiratoria non ci sia. E fino al 50% dei pazienti con anomalie del livello superiore hanno evidenza di ipertensione polmonare che poi si riduce significativamente dopo aver risolto l'ostruzione delle altre vie. Infine, le ossa del bambino con trisomia 21, in base alle diversi studi e altre popolazioni, una stragrande maggioranza di bambini con trisomia 21 ha un quadro di ossa, tant'è che l'American Academy of Pediatrics raccomanda a tutti i bambini con trisomia 21 di eseguire un monitoraggio cardiorespiratorio entro i 4 anni di vita. Le cause sono primariamente l'ipertrofia adenotonsillare, ma anche tutto quello che è l'ipoplasia mandibolare, la macroglassia, il palato ogivale. L'adenotonsillectomia è il trattamento di prima linea, spesso però ci può essere una persistenza dell'ossa in un 30-50% dei pazienti, il passo successivo eventualmente è la ventiloterapia con una CPAP. Infine sappiamo che i bambini con trisomia 21 frequentemente hanno appunto le cardiopatie, l'abbiamo già detto, frequentemente hanno alterazioni a livello gastrointestinale che possono influenzare il sistema respiratorio, per esempio un reflusso gastroesofageo può indurre delle microinalazioni o deficit immunologici possono più frequentemente dare appunto sovrainfezioni a livello respiratorio. Ultimo argomento del capitolo malcomune è la distinesia ciliare primaria. È una patologia autosomica recessiva con una prevalenza stimata di 1 ogni 16.000 e si pensa che sia molto sottodiagnosticata. È un disordine della motilità ciliare con una riduzione e alterata clearance mucociliare. Questa alterazione del movimento induce sostanzialmente appunto una riduzione della clearance mucociliare delle vie aeree, anche una alterazione della motilità degli spermatozoi e in alcuni casi anche del fluido cerebrospinale, quindi con dei quadri di idrocefalo. Le ciglia sono anche a livello embrionale nell'embryonic node e quindi un'alterazione del movimento ciliare può indurre alterazione della lateralizzazione. Storicamente la PCD, la sinesia ciliare primaria, era stata scritta come teoria di Cartagena con situs inversus totali, bronchiectasie e sinusiti, ma in realtà sappiamo che soltanto il 50% dei pazienti con sinesia ciliare hanno dei effetti di lateralità e una minoranza dei casi hanno degli effetti delle patologie cardiache, delle malformazioni cardiovascolari. Se vogliamo vedere come vengono caratterizzati i difetti della lateralità in pazienti con sinesia ciliare, abbiamo prima di tutto il situs solitus, quindi non asimmetrie toraco-addominali. Abbiamo il situs inversus totali, in cui abbiamo un completo riarrangiamento speculare degli organi toraco-addominali, senza difetti cardiovascolari. Abbiamo il situs ambiguus. Il situs ambiguus comprende tutte le alterazioni della lateralità che non possono essere classificate come situs inversus totalis e il situs ambiguus può essere con o senza malformazioni cardiovascolari. Per esempio, in questo caso abbiamo una destrocardia con fegato, in questa immagine a destra, e stomaco a sinistra. Ma possiamo anche avere un situs ambiguus con asplenia e con l'inversione degli organi addominali, sostanzialmente qui vediamo lo stomaco a destra e il fegato a sinistra. Infine abbiamo l'eterotassia, che non è altro che un situs ambiguus con una malformazione cardiovascolare complessa, cardiopatia congenita complessa. Ma quando pensare alla distinesia ciliare in pediatria? Sostanzialmente dobbiamo pensare alla distinesia ciliare in poche situazioni. Un bambino a termine con un distress neonatale senza altre spiegazioni, atelettasie migranti, un bambino più grande con otite cronica media, otorrea purulente e tosse grassa, un bambino con alterazioni della lateralità come abbiamo visto poco fa, bambino con sinusite cronica e poliposi nasali, bambino con bronchiectasie.
Ci sono anche un aiuto degli score clinici come il PICADA, che sostanzialmente ci fa domandare al paziente queste cose di cui abbiamo appunto parlato, ci stima il rischio. E infine ci vengono incontro le linee guida con i diversi, test diagnostici che sono sostanzialmente l'ossido nitrico, il battito ciliare, l'ultrastruttura delle ciglia, il test genetico e l'immunofluorescenza. Le linee guida europea e linee guide americane hanno diverso modo di approcciarci alla diagnosi, ma comunque i test sono quelli: l'ossido nitrico nasale, che col cutoff di 77 nanolitri al minuto, quindi un cutoff basso, ha una sensibilità del 98% di appunto pure diagnosi di sinistria ciliare e una specificità un pochettino più bassa. Il battito ciliare, anche qui una sensibilità, una specificità molto alta, ma è una metodica molto difficile e abbastanza time consuming da poter mettere in atto. L'ultrastruttura ciliare ha una specificità del 100%, il momento in cui positivo, ma una sensibilità un pochettino ridotta. Il test genetico, in continua evoluzione, ha una specificità anche del 100%, una sensibilità dell'80%, ma ancora sono in fase di aggiornamento, cioè le mutazioni note. L'immunofluorescenza viene utilizzata soprattutto a scopo di ricerca, non sono dati pubblicati riguardo l'accuratezza diagnostica. Come si tratta la sinistria ciliare? Non ci sono in realtà veri e propri trattamenti evidence-based, vengono estrapolati dalla letteratura da pazienti con bronchiettasie non fibrosi cistiche o con fibrosi cistica. I due capisaldi sono la clearance quotidiana delle vie aeree e il trattamento antibiotico delle esacerbazioni. Sostanzialmente questo ci riassume i livelli patofisiologici a cui potremmo trattare, e sostanzialmente non abbiamo ancora, dal punto di vista assistenziale, di ricerca sì, trattamenti per quello che riguarda il gene difettivo, la proteina difettiva o appunto le ciglia che non funzionano bene, ma abbiamo sostanzialmente terapie per migliorare la clearance mucociliare, che sono fisioterapia respiratoria e tutte le diverse tecniche con eventualmente aiuti come soluzione ipertonica, mannitolo per aumentare la fluidità delle secrezioni. Abbiamo steroidi per trattare le esacerbazioni o steroidi come prevenzione nel caso di esacerbazioni molto molto frequenti e ricorrenti. Concludo con due brevi casi clinici, quello di Iris e quello di Edoardo, dove Iris nasce a termine con un buon attento alla vita extrauterina, ma una diagnosi fetale confermata postnatale, cardiopatia complessa con una trasposizione dei grossi vasi congenitamente corretta, DIV e stenosi della polmonare, all'ecadome un situs viscerum inversus. Di contro abbiamo Edoardo, che nasce a termine con attacchi penetranti di torre natale, un ampio DIV sottoortico, che viene corretto chirurgicamente, ateretasie polmonari persistenti e infezioni respiratorie ricorrenti con wheezing. Dal punto di vista radiografico, questa è Iris, vediamo il situs viscerum inversus totalis, questo è Edoardo, vediamo un polmone iperespanso con un interessante interstiziale. Facciamo a entrambi il nostro prelievo nasale, il brushing nasale per l'ultrastruttura. Vediamo come in realtà Iris abbia un'ultrastruttura normale, mentre Edoardo abbia una ultrastruttura caratterizzata dall'assenza del braccio interno di dineina e una disorganizzazione dei microtubuli. Con questo concludo e vi ringrazio molto per l'attenzione e sono pronta ad eventuali domande. Grazie mille, dottor Romagnoli, per la sua presentazione. Allora, al momento non sono ancora pervenute domande, non ricordo che potete scriverle in chat o in domande e risposta. Nel frattempo chiedo al dottor Romagnoli se vuole aggiungere qualcos'altro a quello che ha già detto. Forse una piccola appunto riflessione che riprende quello detto all'inizio: è un webinar un po' sui generis, non c'era un estremo approfondimento di alcuni argomenti, ma era sostanzialmente un'idea di cambiare un po' il modo di pensare di fronte all'ipotetico bambino cardiopatico, che un po' a tutti può capitare come consulenza premurologica specialistica in una cardiologia pediatrica o semplicemente in un ambulatorio di famiglia, un bambino appunto con cardiopatia piuttosto che in un pronto soccorso pediatrico o in un reparto di pediatria. Possiamo sempre trovarci davanti a un paziente del genere, quindi l'idea di questo webinar era più, diciamo, creare dei collegamenti idea per poter pensare un pochettino più velocemente in una situazione un po' più particolare dal punto di vista assistenziale.
Perfetto, io la ringrazio moltissimo. Dal momento che non ci sono domande, evidentemente è stata molto esaustiva la sua presentazione. Io ringrazio tutti i partecipanti per essere stati qui con noi questo pomeriggio e soprattutto ringrazio il dottor Romagnoli per la bellissima presentazione e per averci dedicato il suo tempo. Grazie mille a tutti e buonasera. Buona serata, grazie a voi.